Allora, abbiamo ancora una decina di minuti a disposizione, vorrei anche completare un po' i temi per dare un po' un quadro generale dei vostri interventi, che sono, ricordo, supporto e consulenza, perché da soli è difficile far fronte. Quando giustamente il dottor commercialista diceva prima, bisogna controllare, leggere tutte le clausole, eccetera, sfido chiunque a poterlo fare, avere il tempo di farlo, la capacità, la buona voglia. Per fortuna ci sono queste associazioni che danno una mano con degli esperti, quindi sono persone che lavorano sia privatamente che anche come volontari dell'associazione. E quindi torniamo su questi temi. Prima diamo la parola però a qualcuno che ci aspetta in linea, penso. Pronto? 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 Ah, niente, è caduta la telefonata. Vediamo se dalla regia riescono a riprendere la telefonata. Quali altri drammi familiari andate ad affrontare sempre dal punto di vista economico-finanziario? Lei accennava prima anche a una carta di credito, a un Sì. revolving, queste altre piccole cose che uno crede siano innocue, in realtà sono molto No, dannose. sono molto costosi, cioè il ricorso a certe forme di finanziamento è estremamente costoso. E quindi la gente dovrebbe saper aspettare. Il discorso dei nostri nonni, sostanzialmente, il significato, il senso del risparmio è l'attesa. E l'attesa non deve essere vissuta come una frustrazione. Dobbiamo darci una mano tutti quanti. L'attesa è la cosa, deve essere dolce attesa. Cioè, io voglio una macchina nuova, voglio qualcosa di nuovo, aspetto 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, metto da parte un po' di soldini e avrò, intanto avrò una cosa più moderna, perché nel giro di 1 anno cambiano tante cose. Poi la pagherò di meno perché non avrò l'onere finanziario da metterci sopra e soprattutto quando l'avrò, sapendo il prezzo dell'attesa in termini emotivi, Ci darò anche un emozionali, valore di... gli darò più valore e non sarò così sciocco che al bene di consumo successivo prendo una cosa che non ha valore per me perché non ho saputo attendere e la sostituisco con un'altra. Che è quello che è Quindi, avvenuto fino a qualche poco tempo fa. esatto. Scusi che la interrompo, ripeschiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Sono Laura da Roma, da Sì, signora. Monteverde. Senta, mia madre ha lavorato come cuoca e non gli hanno dato contributi e niente. Io ho lavorato in 11 negozi e non ho avuto una lira. Giusto la settimana che mi davano. E siamo rimasti tutti senza lavoro e mia madre ha lavorato tanto, mio padre 40 anni sullo stesso posto, però i soldi sono quelli che so, ne servono tanti, ha capito? Sì, ho capito. Ma quanto tempo fa lei ha smesso di lavorare? È un po' d'anni perché invece sono malata io del lavoro, io ho avuto l'allergia. Quindi lei dice cosa si può fare in questi casi qua? Beh, torno al discorso di prima, cioè loro si trovano in questa situazione perché il costo del lavoro è diventato, ma non da ora, Probabilmente non erano in regola. certo, ma se noi eliminiamo le imposte sul lavoro, il problema della regola o non regola non sussiste più. E Ma adesso la signora cosa può fare? l'unica cosa che può fare, secondo me, è confidare nella pensione sociale, altro non vedo, in base alle normative attuali. Quindi purtroppo Infatti. è passato troppo tempo, non può denunciare datore di lavoro, non... No, bisogna vedere i tempi di prescrizione, ma infatti. mi sembra di C'è no. anche E la prescrizione, poi il ok. datore di lavoro magari può essere anche Sparito. sparito e quindi. Cioè, la Purtroppo. situazione, io direi. Grazie signora del suo intervento, grazie molte. Grazie, buongiorno, Grazie, complimenti per buongiorno. la trasmissione. Grazie a lei signora, grazie. Questa è un'altra questione, magari Sì, se purtroppo chi evidentemente. si trova, ci sono tantissime situazioni, poi nel nostro paese sappiamo che di fatto ci sono, una persona si trova senza i contributi versati da parte del datore di lavoro, Ah sì, perché senza... il sommerso è ancora molto, molto rilevante e Anzi, adesso poi penalizza. molti giovani vivono anche in questa situazione, tra l'altro. Sì, poi non ci sono alternative perché appunto quando c'è bisogno si cerca di riprendere le piccole occasioni che arrivano Ma senza. se uno ha lavorato N anni, prima che vada in prescrizione, eccetera, ha la possibilità di fare una denuncia? Sì, prima della prescrizione ha la possibilità, e infatti bisognerebbe anche un po' farsi valere su questo, per,
per cercare di scardinare questo sistema, a prescindere dal fatto che la tassazione è tanto alta, quindi questo è un dato di fatto. No, va eliminata. Va eliminata. Lo so, se lo si dice da non so quanto tempo. Un attimo, No, che vada ridotta lo si dice da tanto tempo, ma nessuno ha il coraggio di dire che va eliminata. Se non ce la riducono neanche. No. Avevo dei risparmi che ho speso per le tasse, grazie Monti. Sì, purtroppo. Vediamo se c'è ancora una telefonata che mi sembrava fosse in attesa. Pronto? Pronto, c'è qualcuno in linea? No, mio figlio ha acceso un mutuo per l'acquisto di un appartamento, aveva chiesto il contratto del mutuo per farlo controllare, ma la banca non glielo ha dato prima della firma. Dottore. Il contratto del mutuo si va al notaio e si stipula davanti al notaio. Il notaio è obbligato a leggerlo, per cui questo purtroppo è un problema, nel senso che... Cosa può fare... Più che fare pressioni sulla banca e per averli non vedo molte alternative, è comunque un contratto, lui non è obbligato a firmare, cioè se o si porta qualcuno. Cioè portarsi a casa il contratto di mutuo per leggerlo, però è vero che non sempre... Normalmente i contratti di mutuo sono abbastanza standard, per cui ripeto, non ho mai sentito di casi che la banca faccia contestazione. Magari alla banca nessuno glielo chiede, per cui si fa forza di quello. È ovvio che, ripeto, è un apporto bilaterale, per cui la banca non mi vuole far vedere il contratto di mutuo, io non sono obbligato a firmare e cambio banca. Purtroppo la logica, come dicevamo prima fuori onda, è questa, ormai bisogna abituarsi che nessuno ci regala niente. Anche se sembra gratis, non è gratis, non è mai gratis, perché chi lo vende deve guadagnarci. A parte qualche rara eccezione, chi ci sta vendendo qualcosa, comprese le banche. Si tratta di vedere i margini in quanto ci vogliono guadagnare. Esatto. Però ormai loro fanno un lavoro, loro hanno dei bilanci da rispettare, devono guadagnare qualcosa, perché sennò chiuderebbero se fosse così. Quindi la gente deve abituarsi che però qualcuno ci guadagna di più, qualcuno ci vuole guadagnare di meno, quindi bisogna cominciare a capire che bisogna cercare delle alternative. Perché ci sono sempre. Io parlavo, guardi, porto un esempio pratico così magari avete l'idea. Io parlavo quest'estate con un amico al mare e mi ha detto: io voglio la macchina nuova. Sono andato in un posto, sono andato in un altro, alla fine ho girato 8 concessionari della stessa marca. Certo, ho perso tempo, ho consumato benzina, però la stessa macchina l'ho trovata a 2.000 euro in meno. E uno dice: cioè, notiamo a 200 euro. Per cui ho detto: alla fine poi avrò speso 100 euro di benzina. Ne ho risparmiati 1.900, ho avuto la macchina che volevo e ci ho risparmiato 2.000 euro. Come dicevamo prima, è un problema di molte volte solo di tempo, di volontà. Il tempo è importante, non tutti ce l'hanno. Poi in alcuni casi ci sono degli aspetti tecnici che vanno più vagliati. Codacons teoricamente è qua per dare una mano. Assolutamente in queste situazioni. Che siamo tutti uguali farebbe ridere se non fosse che da piangere. Le famiglie senza redditi tassate e gli extracomunitari mantenuti in albergo 40-50 euro al giorno. La signora ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. Io però non mi limito al muro del pianto. Dico, bisogna risolvere il problema di chi non ha lavoro, di chi non ha reddito, ma la strada non è togliere a Tizio per dare a Caio, ma mettere entrambi nelle condizioni di poter lavorare, produrre reddito e quindi essere autosufficienti. Fin tanto che non entreremo in questo ordine di idee, avremo sempre chi ruba, avremo sempre chi beneficia, avremo sempre chi specula, avremo sempre le vittime deboli di questa situazione. Ecco, e proprio perché siamo ormai giunti verso la conclusione, volevo chiederle, ma voi come associazione di consumatori, il Codacons è stato da tanto tempo, poi ce ne sono anche altre che sono accreditate, eccetera, state facendo qualcosa, state cercando di sollecitare, di muovere questo governo perché attui effettivamente delle riforme tanto... Ne sentiremo parlare prima di Natale su un problema di che in un primo tempo l'avevamo denominato riforma del sistema fiscale. Adesso lo abbiamo chiamato riforma del lavoro, perché in realtà la questione fiscale deve stare completamente disgiunta dal lavoro. Noi dobbiamo avere un lavoro, una riforma del lavoro, che prevede l'azzeramento di ogni imposta sul lavoro, di ogni contributo sul lavoro e lo spostamento per la stessa entità sui consumi.
Lei dirà, ma come? Voi tutti altri consumatori e volete che le tasse siano sui consumi? È una contraddizione in termini? Le rispondo, no, perché il consumatore quando paga il prezzo finale di vendita è quello che ha pagato tutta la filiera produttiva. Però ci sono e allora perché complicarci la vita tassando il lavoro? È vero, questo è verissimo, però ci sono tantissime persone che hanno perso il lavoro e molto, con grande probabilità purtroppo si sa non riusciranno a recuperarlo il lavoro, perché di fatto anche facendo le pane e pesci non si riesce a... Ma non è vero, le immagini se un domani un datore di lavoro di fronte a questa persona invece che costargli 2.000 gli costa 1.000. Sì, ma i beni di consumo se costeranno il doppio nessuno... No, non costeranno il doppio. Lo Stato italiano ha la capacità di aumentare le tasse sui beni di consumo. No, perché non devono costare il doppio, l'ho detto prima, già oggi nel prezzo finale di vendita ci sono tutti i costi, tra cui il costo fiscale del lavoro. Quindi domani il costo del lavoro sarà, tra virgolette, dimezzato perché non ci sono le tasse. Lei dirà, ma aumenta... No, il prezzo è sempre quello. E i soldi dovevano recuperare? No, lo Stato, perché lo Stato li recupera, invece che chiamare tasse sul lavoro, le chiamerà imposte sui consumi. Ma non cambia nulla. Sembra un indovinello, un giochetto, un quiz, eccetera. Ma prima di Natale vedrà il codo con sale delle voi sorprese. Voi farete qualche delle sorprese. Punto, sì. Noi speriamo che sorprese non ci arrivino invece da altre parti, perché sempre quando si arriva a settembre ci sono le sorprese varie dei governi che promettono e poi ci fanno sempre le varie sorpresine, non piacevoli. Detto questo, proprio una battuta in chiusura, cosa si sente di consigliare? Ma io l'ho consigliato nel senso, lasciando perdere i casi ormai disperati, purtroppo... per il quale più che la solidarietà non possiamo avere, o comunque un aiuto possiamo dare, io ripeto, l'ho detto prima, bisogna cambiare mentalità, bisogna capire che, i soldi ormai quelli sono e vanno gestiti in una certa maniera. Consapevole gestione delle proprie risorse, insomma, questa è una parola chiave. E ripeto, sul lato della spesa, perché sull'altro lato, a meno che uno miracolosamente non riesca ad attingere a fonti, nuove alternative, quelle sono le entrate, e soprattutto magari non farci mettere i piedi in testa, ma combattere, non arrendersi, cioè combattere su, perché anche il piccolo contribuente può, brontolando o consultandosi, ottenere delle maggiori trattative, sia e soprattutto l'unione fa la forza. Bravissimo, ha detto una cosa importantissima entrambi. Allora, infatti questo è importantissimo, non arrendersi, non lasciar perdere, ma protestare, insistere, fare, perché il miglioramento viene proprio dall'osservazione, dall'insistere, dall'essere insieme compatti e non lasciar perdere che le cose tante vanno così, non vanno così, anzi possono andare soltanto peggio e non in meglio, quindi bisogna fare un piccolo sforzo. Grazie per essere stati qui con noi, i nostri ospiti, grazie a voi di averci seguito e naturalmente speriamo ancora di affrontare altri temi che possano essere di vostro interesse con le associazioni dei consumatori. Arrivederci.